Una vittoria rigenerante per il Giulianova, 3 punti pesantissimi che servono a tenere i giallorossi ancorati al treno salvezza. Un treno che oggi però vede le squadre che stanno dietro fare tutte o quasi bottino pieno. E dire che di fronte c'era la Recanatese, formazione tosta e che aveva vinto 4 volte nelle ultime 5 uscite. Chelsea si affida a Rufo davanti con Emili e Pellecchi e Giampaolo a dargli supporto, ma la prima frazione è da sbadigli. Al terzo il brivido lo regala proprio Proietti, tradito dal terreno di gioco e che quasi regala la marcatura ai leopardiani. Brivido forte quello che attraversa la schiena dei tifosi giallorossi. La gara però, da qui in avanti, stenta a decollare. Pellecchi al 18esimo spara da buona posizione ma trova il corpo di Falco a ribattere la sua conclusione. Murano, sul versante opposto, minuto 22, chiama Proietti alla pronta risposta in corner sul palo di competenza. E così i minuti trascorrono mentre la Miternina e l'Agnonese stanno già vincendo le proprie partite. Miani alla mezz'ora, servito da Murano, alza troppo la mira del suo destro. Tutto qua. Quello che accade in un primo tempo molto diverso da una ripresa che si apre col gol che spacca la partita. Nemmeno 4 giri di lancette e Giampaolo si sistema il pallone sul destro. Rasoieta precisa sul primo palo. Verdicchio non può nulla e Giulianova passa a condurre. Gelsi, una volta trovato l'1-0, richiama D'Antonio, già ammonito, inserisce Marzucco. I padroni di casa controllano senza rischiare mai più di tanto. La Recanatese alza il baricentro ma non trova mai lo spiraglio giusto. Anzi, Emilia, la mezz'ora della ripresa, il diagonale della sicurezza, ma spara addosso a Verdicchio. L'ultima emozione della gara è, a tempo scaduto, la testata di Falco, minuto 91, che Proietti controlla, blindando di fatto un successo importantissimo. La classifica dice ancora che i giallorossi sono fanalino di coda, ma giocando così il traguardo della permanenza in categoria non è davvero così impossibile da ipotizzare. Gelsi, una vittoria importante, possiamo dire che quel gol ad inizio ripresa ha un po' tolto quel torpore che si era visto nella prima frazione. Ma il torpore è normale, è una partita importante per noi, non possiamo regalare spazio o giocatori a una squadra che la forza sua è lo spazio a 3 giocatori davanti molto offensivi, quindi è normale che ci sia questa preparazione. Noi sappiamo che le nostre occasioni le creiamo sempre, abbiamo giocatori di qualità. È andata bene, sono felicissimo. Possiamo dire anche che questo Giulianova oggi contro la Recanatese non ha praticamente rischiato mai dietro. Sono felice che tu lo dica. Che questa squadra, il problema è fare gol, ma non subirne, perché da dopo Materica, che abbiamo preso 4 gol, se vai a vedere tutti i tabellini di questa squadra qua, ha sempre fatto delle grandi partite, quindi mi dispiace solo che forse qualcuno oggi piange, non è contento che abbiamo vinto, c'è qualcuno che è dispiaciuto forse che abbiamo vinto oggi. Chi? Quindi, non lo so, in generale, però questa squadra è da elogiare in maniera esponenziale in tutti i santi giorni, in tutti i santi momenti, in tutti i sante domeniche, perché è una squadra che non gli si può rimproverare niente. Mariani, tornavi da ex qui a Giulianova, diciamola tutta, non è stata una Recanatese in linea con le ultime uscite? Sì, non abbiamo fatto sicuramente una buonissima partita, sapevamo che era dura, incontravamo una squadra a cui servivano punti. Purtroppo il primo tempo non siamo riusciti a sfruttare quelle 2 o 3 palle che abbiamo avuto e poi nella ripresa abbiamo preso gol all'inizio, poi è dura, diventa difficile, una squadra che comunque aveva fame, che lottava su ogni pallone, quindi i complimenti vanno a loro e noi dobbiamo un po' riguardare in casa nostra. Ho ritrovato il Giulianova di sempre, quello che combatte su ogni palla, che è spinto dal pubblico e che comunque in casa fa sempre delle buone prove. Non a caso quasi tutti i punti li ha fatti in casa, quindi sicuramente in casa una buonissima squadra. Intanto noi pensiamo alla salvezza, innanzitutto, perché non è ancora deciso niente. Mi pare che le ultime hanno anche vinto, quindi secondo me la quota si alzerà anche. E quindi bisogna pensare partita dopo partita, arrivare subito alla quota salvezza e poi se ci sarà da togliersi qualche soddisfazione lo faremo.